Un viaggio tra le leggende pugliesi, nei luoghi dove queste storie hanno lasciato un segno tangibile. Sabino, oggi stiamo a Massafra, in provincia di Taranto. Bella! Eh sì. I protagonisti di questa storia, di questa leggenda di oggi, sono il mago Greguro e la figlia, che arrivarono qui dalla Grecia. I due approdarono via mare sulla costa ionica, Sabino. Mare mare! Eh sì, e poi arrivarono qui a Massafra. Proprio perché il mago arrivava dalla Grecia, fu appellato subito come mago Greguro, che poi più che un mago era un esperto botanico, possiamo dire un antico farmacista. Sapete? Diurno? Sì, lui era alto, barba bianca, capelli bianchi lunghi, vestiti orientali naturalmente, poi aveva addosso tutte queste ampolle, questi cocci dove dentro forse c'erano già i primi medicamenti che portava dalla Grecia. Cotiche! Eh sì. E poi c'era la figlia, una bambina, Magarella, che amava raccogliere fiori, infatti in paese poi la chiamavano Margheritella. Una volta arrivati a Massafra, decisero di andare a vivere nella Gravina, in una grotta che diventò la loro casa bottega. Il mago Greguro decise di stabilirsi qui, in questa Gravina, la Gravina della Madonna della Scala, Sabino. Ci vuole l'ascensore? Eh sì, lo so che è difficile arrivare, però lui era un tipo solitario, voleva stare per i fatti suoi e scelse una grotta dove faceva le sue pozioni. La voce in paese del suo arrivo e della sua bravura si era sparsa e quindi venivano persone a chiedere pozioni, cose, il mal di testa, il mal di denti, Sabino. Faceva scontrino? Non lo so se faceva lo scontrino, se esistevano scontrini, però lui da qui non si muoveva. Se volevi una pozione dovevi venire tu a prenderla. Il domicilio? No. Sabino, quindi il mago Greguro aveva scelto di vivere in una grotta. Questa? No, questa alle mie spalle, quella del ciclope è un'altra. Lui stava al primo piano e non aveva scelto una grotta così. Era grande, erano 12 stanze. Due bagni? Vabbè, non lo so, all'epoca erano 12 stanze e in ogni stanza lui conservava un elemento, un'erba per le proprie pozioni. Il rosmarino. Sì, che non potevano contaminarsi, quindi in ogni stanza ce n'era una. E chi andava a visitarlo, Sabino, faceva quasi una penitenza per passare da una parte all'altra, passando attraverso cunicoli. Si arrivava poi al laboratorio, dove c'è una cisterna, delle vasche, tutte cose che gli servivano per il lavoro. Professionista. Certo. E poi si arrivava alla farmacia, possiamo chiamarla così, dove lui aveva scolpito decine e decine di nicchie di varie misure per mettere tutti i preparati. Le suppose? No, non c'erano quelle cose. Lui metteva le cose che aveva preparato con le erbe. Le medicine. Eh sì, ed è un posto davvero incantevole e chi viene, perché la grotta è visitabile, sente ancora, Sabino, la presenza del mago. Sto. Eh sì. Nel periodo in cui il mago Greguro arrivò a Massafra, governava qui Anselmo Igumeno. Era, diciamo, capito, quello che governava la città, Sabino. Il sindaco. Sì, e viveva nel castello. Ed era noto come persona buona e giusta ed apprezzato da tutti i cittadini. Magarella o Margheritella, ormai ventenne, Sabino, era diventata bellissima, ma la più bella del paese. Tant'è che veniva corteggiata spesso anche da uomini sposati. E sì, che si avvicinavano a lei, possiamo uscire, non lo so. Posso offrire una birra? Non lo so se esistevano all'epoca queste cose. Solo che i mariti, una volta colti sul fatto, non è che dicevano alle mogli, vabbè, scusate, veramente, sì, mi piaceva. No, inventavano delle scuse e tra queste c'era la stregoneria. Dicevano, no, lei è una strega, mi ha fatto un incantesimo, per questo io la guardavo. Bouchard. Vabbè. E arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi, direbbe De André Sabino. Che colto! Sì, adesso ti spiego perché. Le mogli, arrabbiate con i mariti che, diciamo, guardavano con occhi lussuriosi Margheritella, sì, però credettero alla scusa della stregoneria. Quindi ci fu una sommossa popolare di tutte le mogli e le donne di Massafra che prelevarono Margheritella e la portarono al castello. La ragazza fu rinchiusa in questa cella, che si chiama cella del mutapensiero, Sabino. Perché? E come perché? Perché quando li rinchiudevano qua, li torturavano
e mutavano il pensiero, cambiavano opinione, diciamo. Spontaneo. Ma la sorte della ragazza fu diversa. Fu sì rinchiusa, ma non torturata, in quanto si aspettava il ritorno del dignitario che doveva valutare la situazione. Il popolo gridava condannatela, condannatela, e la portò al centro di questo atrio del castello, dove arrivò il dignitario, prese il suo crocifisso, glielo pose davanti e cominciò ad interrogarla. Esorcista! Ma che c'entra? La interrogò e disse: tu, Magarella, sei figlia di Cristo? Lei rispose: sì. Bene, Magarella, se sei figlia di Cristo, fatti il segno della croce, ma attenta, perché se sei una strega, la tua mano si brucerà. Se invece sei davvero una figlia di Cristo, i tuoi lacci, che adesso ti tengono incatenata, si scioglieranno. Sabino, lei si fece il segno della croce e i lacci si sciolsero. Dopo essersi liberata dai lacci, Margheritella viene acclamata dal popolo e dai cittadini di Massafra, che tutti insieme l'accompagnano verso la gravina, dove ad attenderla c'è il padre, il mago Gregurio Sabino. La figlia mia! Sì, contento di vederla, l'abbraccia e la riporta nella grotta, e leggenda narra che il mago Gregurio, per ricompensare il popolo di Massafra per questo dono ricevuto, abbia dipinto la Madonna della Scala, che è qui presente nel santuario, che vi invito a visitare. Quindi venite a Massafra, non solo per la sua storia, ma anche per le sue leggende.